sette azioni che ti fanno diventare la sua priorità e lo fanno innamorare. Prima di affrontare il tema, però, metti un like, condividi questo video con i tuoi amici, seguimi ovviamente su tutti i miei social e se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto sotto il video e clicchi sul tastino super grazie e fai una piccola donazione al canale. Anche solo un caffè ben accetto. Se vuoi invece usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ma veniamo al tema. Sette azioni che ti fanno diventare la sua priorità e lo fanno innamorare. Vediamo quali sono queste sette azioni che lo fanno diventare la sua priorità e lo fanno innamorare. Allora, la prima azione fondamentale è quella di giocare con il desiderio, cioè devi essere desiderata, non posseduta. E questo è un punto già fondamentale, perché, come dire, e per farti desiderare devi presentarti, siccome gli uomini hanno, diciamo, un'ossessione almeno mentale per la riproduzione, cioè quando un uomo vede una donna se l'immagina a letto, ma non tanto perché la vera potenza sessuale poi è femminile, ma semplicemente per il fatto che c'è l'istinto della riproduzione e quindi devi presentarti da questo punto di vista come più appetibile possibile. E quindi devi presentarti come, possiamo dire, sensualmente, sensuale, seducente, è intrigante da un punto di vista estetico, che non vuol dire che devi essere una bellona, che devi essere, ma imparare a sviluppare un po' di sensualità, curare la femminilità anche nell'abbigliamento, tutto ciò che è femminile è importante, ha valore rispetto ad esempio a ciò che è maschile. Questo è un punto molto importante. Se tu riesci a sviluppare queste condizioni, otterrai dei risultati da questo punto di vista. Ed è molto importante imparare, diciamo, a gestire queste situazioni se tu vuoi raggiungere degli obiettivi che siano importanti nella tua vita. Quindi questo è un punto fondamentale che ti suggerisco di portare avanti perché ti darà sicuramente dei benefici, ti darà sicuramente dei vantaggi da questo punto di vista. E una cosa che ti dico che secondo me dovresti considerare è di sviluppare interesse, sviluppare attrazione, ma evita di accettare, ad esempio, come possiamo dire, il primo invito. Perché una volta che tu hai sviluppato attrazione, lo capirai dal fatto che questa persona ti inviterà da qualche parte. Intanto ti renderai conto di dove ti inviterà, questo è un punto fondamentale, perché se ti invita già di subito al parcheggio del cimitero, vuol dire che sì, l'hai attratto, ma hai innescato però dei meccanismi di squalifica, quindi ti sei presentata troppo provocante, non ti ha visto come la donna, la madre dei suoi futuri figli, per dire, o la compagna di vita, quello che è, ti vede come una donna non di valore, insomma, fondamentalmente. E allora cosa potresti fare? Beh, potresti semplicemente, come possiamo dire, non accettare il primo invito. Questo è un punto fondamentale. Se tu non accetti il primo invito, intanto prendi atto di dove sia. Se ti invita al parcheggio del cimitero, proprio devi sfuggire.
se ti invita anche da Ciccio Giro Pizza 5 euro, devi capire che c'è stato qualcosa che non ha funzionato, se ti invita da Gigino il Bibitaro. Se invece ti invita, beh, che ne so, un aperitivo elegante, in un luogo elegante, in una cena elegante, beh, tu non devi accettare comunque, però prendi atto del fatto che, come dire, ti considera perlomeno non una donna da parcheggio del cimitero, ti considera una donna di valore da questo punto di vista. Il fatto che tu rifiuti l'invito farà aumentare la tensione. Ovviamente non devi rifiutare dicendo con te non uscirò mai perché mi fai schifo, se no non hai ancora il potenziale. Dovrai rifiutare l'invito adducendo delle scuse che però ti faranno percepire come una donna molto ricercata. No, guarda, quella sera lì ho già un impegno perché mi hanno invitato a cena al Super Mega Hotel Excelsior. Dai, l'amministratore delegato di un'azienda che bla bla bla, insomma, ti inventi qualcosa in modo tale che già hai un gioco facile per introdurre un antagonista da questo punto di vista. Però dai, mi fa piacere che una volta riusciamo a combinare, quando hai qualche idea, qualche cosa, fatti sentire. Qualche programma, qualche cosa di interessante, e in questo modo lo vincoli analogicamente a invitarti a qualcosa di interessante, a qualcosa che lui può ritenere che può essere visto come interessante. Quindi questo è un punto fondamentale. E poi devi giocare, diciamo, anche da un punto di vista dei social. Cosa vuol dire giocare da un punto di vista dei social? Beh, vuol dire che da un punto di vista dei social devi farti percepire come una donna intrigante, una donna che vale, una donna che è molto ricercata. Quindi invia poi dei segnali nascosti quando magari uscirai poi con lui, ovviamente assolutamente la prima uscita deve essere, anche se ti invitasse a cena, devi andare con mezzi tuoi, perché non devi creargli la possibilità di, come dire, interagire. Tu devi stuzzicare, ma in luoghi pubblici, perché non deve avere nessun modo per poter provare un approccio diretto con te. Invece devi presentarti molto femminile. È ovvio che se ti presenti molto femminile, magari in macchina fa un approccio, eccetera eccetera, già magari tu cedi, quindi no, devi piuttosto arrivare col taxi, arrivare in un modo con una tua auto, insomma, ma oppure farti, come dire, dire guarda, io potrei, però sì, vicino a casa, guarda, c'è questo ristorante qua che mi piace molto, scusa se ti invito, ti faccio cambiare programma, però bla bla bla. Insomma, non devi farti venire a prendere. Questo è un punto fondamentale perché devi, come dire, mettergli dei vincoli, delle condizioni. Più vincoli, più condizioni li metti, meglio è. Queste sono strategie che, e ovviamente poi nel corso dell'uscita, diciamo, che sia sera, che sia quello che è, devi inviargli dei segnali nascosti, cioè utilizzare tutta la comunicazione emotiva, farlo soprattutto parlare di se stessi in modo tale che si apra, che tiri fuori le sue emozioni, perché tirando fuori le sue emozioni tenderà a coinvolgersi, tenderà a innamorarsi, tenderà ad essere a vederti come un erogatore, a vederti analogicamente, ovviamente, a vederti emotivamente come un'erogatrice di tensioni emozionali, a vederti analogicamente come una donna che lo seduce, una donna che lo conquista, una donna che lo fa innamorare, perché gli somministri delle emozioni e ovviamente fai parlare lui, ti presenti come misteriosa, ti presenti come una donna molto, ma deve avvenire tutto naturalmente, non gli dai riferimenti. Meno riferimenti gli dai, più sarà coinvolto, più sarà sedotto. Ecco, prova a utilizzare queste strategie e vedrai che otterrai dei grossi vantaggi da un punto di vista
della seduzione. Sono queste sette azioni che fondamentalmente lo fanno innamorare e ti faranno diventare la sua priorità. Lui investirà su di te senza neanche accorgersene e tu otterrai veramente la capacità di coinvolgerlo e di farlo innamorare. Diventerai la sua priorità. Bene, per questo video è tutto.